In una gara amichevole giocata ieri sera al comunale di Morrodoro, i biancazzurri hanno superato la formazione locale con il risultato di 9-1, in evidenza per il Pescara di Grazia, autore di una tripletta in rete anche Maniero con una doppietta di cui un gol su rigore, Cisco, Brunori, Martella e Borrelli. Zauri ha lasciato a riposo alcuni titolari, assenti anche i nazionali Castanos, Ingelson e Tuminello, oltre agli infortunati Crecco, Bettella e Balzano. In campo Macin, che nella sua seconda esperienza in biancazzurro spera in una stagione ricca di soddisfazioni per la squadra, ma anche a livello personale. Da inizio mercato che sapevo che c'era la possibilità di uscire, di andare a giocare in prestito, e da quando ho ricevuto la chiamata del presidente Sebastiani ho scelto che sarebbe una bella cosa tornare qua a fare bene, aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi, e sicuro mi sarà beneficioso anche per me. Sei arrivato a Pescara e subito in campo nella gara con il Pordenone, un attestato di stima e di fiducia anche da parte del tecnico. Sì, non lo conoscevo prima personalmente, ma penso che in questi pochi giorni ho capito che sia una grande persona, un grande tecnico, e penso che potrà aiutare a tutti noi a crescere tutti insieme. Che squadra hai trovato? Che spogliatoio? Alcuni giocatori li conoscevi. Pescara com'è cambiata, se è cambiata secondo te rispetto a qualche mese fa? No, tanti giocatori non ci sono, ma quelli che ho trovato sono tutti bravi ragazzi, c'è un grande gruppo e penso che piano piano troveremo la giusta condizione tutti, e questa è una società che mette in grado sia giovani, più esperti, a dare il massimo, e penso che faremo bene. Qualche giorno fa, proprio ai nostri microfoni, il presidente Sebastiani ha detto: ho ritrovato un Macin in perfetta forma. Sì, sinceramente quest'anno nel ritiro mi sono sentito molto bene, mi sono preparato, purtroppo ho dovuto andare a giocare in prestito, ma sono contento di stare qua. Se sono in forma si vedrà col campionato, e spero che abbia ragione il presidente. Grande prestigio per voi, per la società biancorossa, ospitare il Pescara, che è la squadra simbolo della regione. Per noi è veramente un grosso onore, infatti ringrazio pubblicamente il presidente e tutta la società per poter ospitare il Pescara, anche perché abbiamo pure una struttura che ce lo permette, come voi vedete, è omologata per la Serie C praticamente. Tenendo anche che avevamo la struttura, abbiamo pensato di fare questa amichevole e cerchiamo anche di accoglierli bene e fare bella figura. A proposito di Morrodoro, si pensa già alla prossima stagione, programmi ambiziosi? Morrodoro inizia domenica il campionato, il presidente dice che si vuole salvare, noi siamo di basso profilo, non possiamo fare altro. Tornando invece al Pescara, c'è questa collaborazione forte con la società biancazzurra, una collaborazione destinata probabilmente a durare nel tempo. Noi con la cooperazione Pescara sono 4-5 anni che ce l'abbiamo, ogni anno diciamo siamo ancora più forti come partnership, infatti quest'anno siamo fornitore ufficiale delle macchine, è praticamente un binomio che va avanti da 4-5 anni, speriamo che vada bene sia per Pescara che per noi.